Allora, io insieme a Matteo ricoprivo la posizione di area manager della rete esterna e coordinavo un gruppo di informatori scientifici in Lombardia. Allora, stiamo parlando, vorrei fare un intervento relativo allo stato di salute dell'azienda. No, visto che quando si parla di cassa integrazione, ovviamente dovremmo parlare di un'azienda in crisi economica finanziaria, e effettivamente Sigma Tau annuncia un piano di cassa integrazione con messa in cassa integrazione appunto di 569 lavoratori a fronte di un grave stato di crisi economico-finanziaria del gruppo. Ora, il gruppo presenta un bilancio effettivamente in negativo, ma il gruppo Sigma Tau. Il gruppo Sigma Tau non vuol dire solo Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite, di cui stiamo parlando, perché noi, le 569 lettere sono rivolte a dipendenti interni ed esterni della Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite e non di tutte le società del gruppo. E questa è già la prima cosa che stona. Ma parliamo un po' di quello che è lo stato di salute di Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite. Che cosa si intende per stato di salute? Cioè, noi intendiamo quello che è il bilancio fra valore delle vendite espresse dei medicinali promossi dall'azienda, risultato quindi operativo in virtù di quello che è le vendite sul mercato. E allora io il dato che posso portare è il seguente. Uno è il fatturato relativo ai farmaci da questa gestiti. Ebbene, il fatturato, nonostante quello che è stata il periodo legato alla scadenza di brevetto dei farmaci, quindi all'uscita dei generici, alla riduzione fisiologica dei prezzi, per l'anno 2011 si è chiuso con un saldo attivo, quindi parliamo di risultati fatturati positivi globali rispetto allo stesso periodo dell'anno 2010, e questo è quindi il primo dato positivo. L'altro aspetto è legato all'obiettivo che noi avevamo da raggiungere. Ebbene, a gennaio del 2011 la direzione vendite presenta alla rete di informazione medico-scientifica esterna un obiettivo che viene definito indispensabile per salvare l'azienda e i posti di lavoro, perché già a gennaio 2011 si parlava di crisi del settore. Ebbene, questo obiettivo viene definito in 256 milioni di euro, e per quest'anno l'obiettivo raggiunto è stato di oltre 260 milioni. Quindi noi parliamo di un'azienda che non solo ha raggiunto il proprio obiettivo, ma addirittura l'ha superato. Ebbene, la grave mancanza, a mio avviso, è che le parole espresse dicevano che il raggiungimento dell'obiettivo serviva per salvare l'azienda dai posti di lavoro, non è stato raggiunto, è stato superato. Il risultato è che si lasciano a casa le persone. Allora, perché questo tipo di inciso di intervento? Questo serve a far capire che l'azienda, in un panorama di difficoltà del settore, ha espresso un risultato di vendite che è eccellente. Nessuno può inconfutare questi dati. Sono estremamente positivi, ma questo non è servito comunque a salvare i posti di lavoro. A mio avviso c'è sotto altro. Cioè, non si può imputare questo grave stato di crisi alla scarsa efficienza della rete di informazione scientifica, delle vendite o di quella che è la struttura dell'industria farmaceutica unita. Le motivazioni sono altre e dovrebbero essere ricercate a fondo, perché l'efficacia dei risultati dell'azienda sono lì a testimoniare che non possono essere il risultato per portare in cassa integrazione 569 lavoratori. Vorrei aggiungere un altro aspetto molto importante. Io ho parlato di dati che riguardano la nostra azienda, però la nostra azienda si inserisce in un contesto di mercato farmaceutico nazionale. E allora confrontiamoci con questo mercato, cioè per capire se il dato che io ho prodotto effettivamente è positivo o si confronta con il mercato o è negativo. Ebbene, negli ultimi 10 mesi, quindi a partire da marzo 2011 a dicembre 2011, ogni mese il risultato che confronta come l'andamento di fatturato, cioè l'incremento o il decremento, la performance, se vogliamo usare un termine tecnico, di Sigma Tau rispetto al proprio mercato è sempre stata superiore.
Quindi questo significa che Sigma Tau sta producendo un risultato che è superiore a quello che è prodotto dalla media delle altre aziende del settore farmaceutico. Devo aggiungere altro? Cioè, serve altro per stabilire quanto è efficace ed efficiente la struttura Sigma Tau così composta? Ebbene, nonostante questo, noi dobbiamo lasciare a casa le persone. Quindi le considerazioni, a questo punto non so cos'altro aggiungere. Cioè, io penso che i risultati che Sigma Tau sta producendo adesso farebbero battere le mani a tutti gli amministratori delegati o i direttori di qualsiasi altra società del settore farmaceutico, che se la vede anche spesso peggio di Sigma Tau e che non ricorre a queste procedure.